Ehi la gente, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo tornati su Brawl Stars e siamo freschissimi. Oggi abbiamo persino la camicia, ragazzi. Siamo proprio in un video tutto estivo. No, che semplicemente stavo per uscire tutto lì. Oggi un video molto leggero, molto molto leggero, che potrebbe diventare una miniserie se vi piace. Portiamo una top 10, non è il termine giusto perché non saranno in ordine, ma una lista di 10 cose che molto probabilmente non sapevate su Brawl Stars. Insomma, delle curiosità che non molte persone conoscono. Io personalmente ci sono rimasto male perché veramente la stragrande maggioranza delle robe che vi sto per dire oggi non le avevo mai sentite. Eppure ragazzi, le fonti, descrizione, sono molto attendibili. Allora, partiamo ovviamente dalla curiosità numero uno. No, ma che curiosità numero uno. Partiamo dal like ovviamente. Il like, l'iscrizione e la campanellina. Ragazzi, siamo 329.000 e qualcosa iscritti. Cioè, vogliamo arrivare a sti 330? E dai, questa iscrizione. Poi questo video qua lo vedrà qualcuno dopo mesi. Dirà, oh, ma sei a 340, vabbè, allora andiamo a 350, insomma saliamo ragazzi, sotto con le iscrizioni e campanellozza, così almeno rimanete aggiornati e vi serve effettivamente l'iscrizione. Vamos, prima curiosità che riguarda Shelly effettivamente. Ragazzi, da cosa vogliamo partire? Da una curiosità che riguarda Mortis? No, si parte da Shelly, brawler iniziale. E forse molti non sanno che Shelly doveva avere un pet, ragazzi, doveva avere un pet che assomigliava a una sorta di gallina. È possibile vedere questa gallina, appunto, dentro il libro di Art of Supercell, quel libro bianco di cui ho anche già realizzato un video, se volete andare a recuperare. Insomma, lì sono racchiusi i primi concept di tutti i giochi, tra cui Brawl Stars e tra cui questa curiosità. Lo sapevate? Cioè, che Shelly doveva avere una gallina? Alla fine è finito Dynamite ad avere il pulcino, almeno quello. Vabbè, prima curiosità, ragazzi, io già, nonostante io abbia quel libro, non la sapevo. La seconda curiosità, invece, è che io non me ne ero accorto sinceramente, ma perché chi è che va a vedere queste cose? La skin di Lola della sua 70ª soglia del pass, ragazzi, si chiamava inizialmente, quando era stata introdotta, Ciola. Andate a vedere i vecchi video per capire che non vi sto dicendo delle cavolate, ma se no fidatevi della mia parola. E adesso non si chiama più così, si chiama Lola Ribelle. Ok, vabbè, diciamo che già potete capire il perché. In italiano già non è una frase che suona benissimo, ma in alcune regioni è proprio un insulto quella parola. Poverini signori di Supercell dalla Finlandia, loro che ne sapevano. Però in certe culture del Messico, tra l'altro per la precisione, è proprio un insulto, proprio un qualcosa di dispregiativo. E quindi hanno dovuto cambiare il nome, l'hanno cambiato proprio in tutte le lingue, perché anche comunque in Italia, insomma. Vabbè, non entriamo in questi dettagli, penso che non serva che ci sia ferro a spiegare queste cose, ok? Però il fatto è che nei vecchi video, nelle vecchie cose, Lola ha ancora, nel Brawl Talk forse anche ancora il nome Ciola, ok? Vabbè, andiamo avanti. Terza curiosità. Parliamo adesso di clan, almeno clan, noi li chiamiamo così su tutti i giochi Supercell, Clans Royale. Su Brawl Stars si chiamano club. Tra l'altro tutti quelli che mi scrivono domande sul club, ragazzi, non li gestisco io, li gestiscono i moderatori, è una roba che facciamo così molto nel chill, easy. Così ho risposto, penso, a 50.000 commenti che mi arrivano ogni giorno su Instagram, dettagli. Allora, già molti non sanno che una volta questi club avevano 100 posti, però vabbè, l'update dei club in realtà l'abbiamo già discusso e quant'altro. Ma prima ancora, parliamo della beta, si chiamavano bands, quindi bande, ok? Che secondo me era anche più figo come nome, cioè si distingueva anche di più club da clan, ok? Era qualcosa di molto più distintivo su Brawl, non so perché hanno cambiato il nome, ma hanno avuto per un periodo 50 posti, cioè ci potevano stare 50 persone, quindi praticamente non è che a un certo punto li hanno ridotti, hanno fatto il club da 30, no, praticamente sono partiti da 50, poi sono saliti a 100 e poi sono riscesi a 30. I posti disponibili dei club sono cambiati completamente. E vi dico di più, io per come li vedo ora i club li vedo molto acerbi ancora come feature del game. Quindi non è detto che magari un domani non li cambieranno di nuovo. Vabbè, questo è un altro discorso. Curiosità numero 4. Parliamo di nuovo di roba censurata, ragazzi, e andiamo su Jackie. Sentite, adesso provo a premerla un po', vi alzo anche il volume. Let's go kick some... Ecco, come avete potuto sentire, c'è stato un rumore di un martello pneumatico, che adesso, vabbè, non sto a tradurre la frase, ma funge da censura, ok, per una frase che dice Jackie, ok? Per camuffare una parolaccia, si sa che Jackie è un brawler un pochettino maleducato, perché c'ha anche una sua emote dove ci sono questi fumettini, no? Che fanno capire che sta dicendo qualcosa di non troppo corretto. E comunque, rimettiamo il pin corretto, ci mancherebbe altro. È un po' maleducata Jackie. Ebbene, inizialmente, quando
quando fu introdotta, questa censura non c'era. E quindi lei proprio diceva quello che doveva dire, proprio tranquillamente. Ok? Sì, Brawl Stars effettivamente aveva un brawler, tra virgolette, offensivo. Ovvero, cioè, offensivo non nel senso che attacca, ma offensivo in senso più letterale ancora. Quando è stata introdotta, effettivamente era così. Poi, giustamente, l'hanno sistemata. Un po' come i miei video, che una volta erano noiosi, adesso invece, ragazzi, oggettivamente. Fare non fare vanitoso. Scusate, ogni tanto divento un po' un pavone. È che mi piace molto quello che faccio. Quinta curiosità. Assurdo che ci siano delle cose dopo tutto questo tempo su Brawl Stars che io ancora non conosco. Cioè, ma com'è possibile? Com'è possibile? Vabbè, siamo solamente a metà. Andiamo a parlare di Fang. Fang prende il suo nome da Jackie Chan, ragazzi. Vabbè, Jackie Chan, quello che vi farò apparire adesso a schermo, se non lo conoscete, è tipo l'attore dei film. Si può dire film picchiaduro? Non lo so. Cioè, comunque, film picchiaduro non si può dire. Probabilmente film di Kung Fu? Non lo so. Come si dice? D'azione. Film d'azione? Non è il termine giusto. Comunque, film d'azione giapponese. Ok, Ferre, continua a fare video su Brawl Stars. Non fare mai un canale di cinema. Comunque, Jackie Chan ha come soprannome, indovinate un po', Giancarlo. Ok, no, sto scherzando. Fang, che praticamente era un tizio di Hong Kong nel film che faceva arti marziali, ok? Così. È ispirato a un film. E tra l'altro, lui, lo saprete, fa parte dello scenario, dominate un po', del cinema, ok? Non di Brawlywood, ma del cinema. Non confondete mai queste due ambientazioni. Ah, i popcorn e tutti questi elementi qua. Capito? C'è il riferimento al cinema proprio liscio come l'olio. Ovviamente queste curiosità qua, ragazzi, le ho scovate perché, cioè, avrete capito che qua stiamo parlando proprio di curiosità stratosferiche, perché evidentemente la mia fonte, ripeto, ve la lascio in descrizione perché voglio lasciare sempre i crediti. C'è qualche mio collega che non lo fa, io voglio avere una coscienza pulita, li lascio sempre a costo di ricevere commenti del tipo: ah, ma Ferro, ma hai copiato? Non ho copiato un cacchio di niente. Andate a vedere i canali che, apriamo una parentesi, andate a vedere i canali che magari ogni tanto metto in descrizione e quant'altro, vedrete che realizzano video che ho fatto io prima. Non faccio nomi, però prima di accusare, ragazzi, cercate di capire che io porto contenuti per l'Italia. Un altro creator, come in questo caso, può portare contenuti per l'America. Ogni tanto un contenuto che rimane in America, se qualcuno non lo porta, appunto, come sto facendo io, viene letteralmente tradotto in italiano grazie a questo video. E viceversa, certi content creator prendono contenuti di altre lingue e li portano in America. È una cosa che esiste su tutti i giochi del mondo, ma anche fuori dalla sfera gaming, in tutti i tipi di content social che vedete, da YouTube a TikTok a Instagram, andate dove volete, è una roba normalissima, ok? Lo fanno tutti. Però mi volevo togliere questo sassolino dalla scarpa. Io semplicemente quello che faccio è, quando vedo qualcosa, lascio i crediti perché voglio dire da dove arrivano le informazioni. Poi, se qualcuno non lo fa, lascia tutto un po' fumoso e fa intendere che la notizia l'ha scovata lui, vabbè, ok. Non è una critica verso nessuno in particolare, se è chiaro, se c'è qualcuno che si sente la coda di paglia, ecco. Poi attenzione, certe volte io magari, mi è già successo anche questo, perché sto divagando su questa cosa, sarò breve, mi è già successo di ricevere commenti da iscritti che in realtà avevano preso queste cose da dei canali, poi l'ho scoperto, ho cercato di recuperare dicendolo, però insomma, la mia buona volontà nel dare i crediti c'è sempre stata. Torniamo a noi, sesta curiosità. Perché mi devo togliere sti sassolini e perdere ore? È stato qui un video pure succoso. Parliamo di Barley, l'amico baffuto, ok? E parliamo della beta. In beta, ma in realtà anche per parecchio tempo, Barley poteva lanciare tutta la sua super, che sono mille bottiglie, tutte concentrate in un unico punto. Qualcuno si ricorda questa cosa? Io me la ricordavo. Dai, il che lo rendeva ma non devastante, di più in haste, perché voi pensate una ulti di Barley che zona tutta concentrata in un punto solo. Ovvio, doveva avvicinarsi all'obiettivo, ma distruggeva la cassa, era tipo peggio di un tank. Cioè, come funzionava? Praticamente più lui sparava la ulti vicino ai suoi piedi, quindi sotto di sé, più riusciva a concentrare questo raggio. Poi ovvio, più cercava di sparare lontano, più questo raggio si ampliava e usciva effettivamente la ulti che Barley ha adesso. A un certo punto cosa hanno fatto? Hanno semplicemente ridotto, vi faccio anche vedere, perché dovrebbe essere ancora così adesso, non vorrei dire una cavolata, ma penso di sì. Allora, ci carichiamo la super, ok? Cosa hanno fatto? Ecco, vedete, guardate bene questa cosa qua. Vedete che sotto i piedi la ulti di Barley è di un certo tipo. Allargando, cioè allontanandosi, vedete che si allarga? Ecco, perché una volta da questa distanza qua, che era la larghezza massima, si stringeva, qua smette di stringersi. Una volta invece continuava a stringersi fino ad arrivare sotto i suoi piedi. E sotto i suoi piedi diventava più piccola, o forse no, grande come un colpo del genere. Capite che lanciare una ulti del genere, con tutti sti danni,
concentrata in tanto spazio così era devastante. Questa roba qua, ripeto, secondo me qualcuno se la ricorda, chi mi segue proprio da tanto. Però, ragazzi, era devastante una volta sta cosa, eh. Comunque, settima curiosità, ragazzi. Parliamo di Crow questa volta. Mettiamo un attimo da parte questa skin qua, che è fighissima, lo so. E prendiamo la skin di Capitan Crow. Questa skin è stata praticamente forse l'unica skin che non era una cosa solamente estetica. Era letteralmente un upgrade per Crow. Praticamente, boh, per un bug ipotizzo, quando jumpava con la super, permetteva di fare moltissimi danni, ok? Era una roba devastante. Praticamente, quando Crow vi colpisce, vi fa due danni. Uno è il danno del pugnale e uno è il danno del veleno. Se Crow vi colpisce due volte, quanti danni fa? Voi direte 4. No, Polly, ne fa 3. Perché? Perché fa il danno del pugnale, che poi sono 3 pugnali, ma vabbè, non complichiamo il discorso. Fa, insomma, il danno del primo impatto dei primi 3 pugnali. L'avvelenamento, il danno che fanno il secondo trio di pugnali che arriva, e l'avvelenamento non arriva, ce ne sono 3. Perché l'avvelenamento che arriva dopo è semplicemente è il prolungarsi di quello che c'era prima. Quindi ci sono 3 danni. Questa skin cosa faceva? Praticamente sparavate il secondo colpo, arrivava un secondo allenamento. Sì, vabbè, buonanotte Ferre, cioè, con la palestra, ragazzi, sono andato fuori di testa. Arrivava un secondo avvelenamento, poi arrivava un colpo, un terzo colpo, un altro avvelenamento, un altro colpo, un altro avvelenamento. Insomma, accumulava gli avvelenamenti. E, cioè, e quindi praticamente poi usando ancora la super buttavate ancora più avvelenamenti, perché lui fa avvelenamento sia quando jumpa, lancia i pugnali tutto intorno a sé, quando atterra lancia i nuovi pugnali tutto intorno a sé. Cioè uscivano dei macelli esagerati, ragazzi. Si accumulava tutto all'infinito. Passiamo all'ottava curiosità e parliamo di El Primo, ragazzi. Prima del rilascio globale, quindi parliamo ancora del periodo beta, El Primo aveva, adesso vi dico che ha 9000 HP, ecco, una volta ne aveva meno di 1500. E voi direte, ma sono pochissimi. No, ai tempi, parliamo di beta, quindi era tutto diverso, ragazzi, le proprio unità di misura erano completamente diverse. Per i tempi erano tanti 1500, perché i brawler facevano meno danno, insomma, c'era tutta una serie di cose ed erano tanti, vi rendete conto? Voi pensate che una patch note della beta, uscita il 7 dicembre del 2017, ragazzi, quindi insomma parliamo veramente di una vita fa, non c'ero neanche ancora io su Brawl, per farvi capire. Viene detto testuali parole: tutte le statistiche del danno e della cura dei vari brawler sono moltiplicate per 4 al fine di migliorare la precisione del bilanciamento. Cioè, avete capito che cosa hanno fatto? Cioè, una volta tutti gli HP di danno era tutto più basso, e ovviamente si stava nel range di centinaia o migliaia, difficilmente migliaia, perché già 1500 era una buona vita. Adesso cosa hanno fatto? Praticamente con delle vite che arrivano quasi a 10.000, come in questo caso, si è aggiunta una cifra, e quindi i bilanciamenti sono molto più precisi. E chissà che un domani, andando avanti con tanti più brawler, magari non si aumenti ancora di più questa unità di misura. Cioè, capite che anche studiare la beta vi fa capire come si potrebbe sviluppare il gioco un domani. Ovviamente parliamo di un Brawl Stars molto futuristico, eh. Torniamo su Crow. Vabbè, cambiamo skin giusto per far sembrare questa cosa un po' diversa rispetto a prima. No, mettiamo di nuovo quello fenice. Sempre salto nel passato. Quando si jumpava, quando si usava la super di Crow in beta, prima dell'atterraggio, aspettate, vi faccio vedere prima in campo di prova, eh. Non dovrebbe cambiare a seconda della gittata, cioè della distanza, però noi comunque per sicurezza facciamo un salto il più profondo possibile con Crow. Guardate quanto dura un jump di Crow. Pronti? 3, 2, 1... Ok, chiaro, no? Bene, in beta un jump di Crow durava quasi 3 secondi, ragazzi, ok? Era più lungo, più lento, era completamente diverso, ok? Cioè 3 secondi ad oggi sarebbe veramente una roba tipo il jump di Piper, cioè una roba tipo prendi le gemme, boh, sta per finire il tempo, ti stanno per killare, fai che jumpare, tanto stai in aria 3 secondi. Boh, io sta roba qua, calcolate che non l'ho penso mai vista. No, forse l'avevo già visto. No, forse l'avevo visto il jump di Crow più lento. Forse già c'ero lì. Beh, arriviamo all'ultima curiosità per oggi, ragazzi. Ma se volete altri episodi, ne arriveranno altri, perché ci sono veramente tante robe del genere, ragazzi, che non riguardano solamente la beta, tra l'altro. Dynamite non ha mai ricevuto un nerf, partendo dall'11 giugno del 2019 ad arrivare al 28 giugno del 2023. L'ultimo bilanciamento non l'hanno toccato, quindi mantiene questo primato. Dynamite non ha mai ricevuto un nerf. Ovviamente prima in beta qualcosina c'era stato, ma diciamo che dal lancio globale, effettivamente, quindi da quando Brawl Stars è diventato effettivamente giocato a livello globale da tutti quanti, Dynamite è sempre solo stato potenziato. Ovviamente poche volte, perché sappiamo che non è molto meta e tutto, però effettivamente questa è la sua situazione. E adesso oggettivamente è in competitivo questo brawler, eh. Quindi o lo tengono buono o tirano
su tutti gli altri, oppure prima o poi arriverà il giorno in cui nerferanno Dynamite. Ricordate, quando nerferanno Dynamite sarà la prima volta nella storia. Scrivetelo nel commento che ci sarà sotto il video di quel bilanciamento. Se tu mi stai guardando, ricordati di scrivere quel commento. Ah, io so già che tutte le cose del jump e quant'altro verranno considerate dei nerf. No, non sono nerf, sono rework quelli. Cioè, un nerf si intende proprio un qualcosa di statistico. Non è che hanno tolto il doppio jump, allora l'hanno nerfato. No, lì è un rework. Ok, proprio il nerf è, boh, meno HP, meno danno. Quello è un nerf. Che cosa avevano fatto nello specifico? Nel dicembre del 2022 avevano ridotto la durata del jump di Dynamite da 1100 millisecondi, un secondo e uno, a un secondo pieno, 1000 millisecondi. Ok? Quindi hanno fatto, diciamo, un depotenziamento del 10%, ok? Sul tempo di jump. Ma il tempo di jump è sempre un nerf? Tecnicamente no, perché in certe situazioni avere un tempo di jump ridotto è importante. E quindi, boh, magari avranno un po' fatto sparire il doppio jump, però anche lì il doppio jump, quanto veniva usato in competitivo e quant'altro, una diminuzione statistica non è mai avvenuta. E questo è. Quindi, ragazzi, queste erano 10 curiosità della beta di Brawl Stars, letteralmente, di 10 brawler in beta come erano. Fatemi sapere cosa ne pensate. Questi video, secondo me, sono molto nostalgici, molto belli. Noi ci becchiamo alla prossima, un salutone e... ciao!